ricostruzione dovremmo avere in 3D della struttura del virus nella variante indiana, e se non ho capito male ci ha portato anche una new entry, almeno per me, la variante egiziana. È corretto, professore? Sì, allora, in realtà la definizione di variante egiziana è solo perché noi l'abbiamo trovata in dei soggetti che sono rientrati dall'Egitto, ma non mi fate dire che è la variante egiziana, perché in nessun organismo che classifica le varianti esista questa definizione. Va bene, noi la battezziamo però, egiziana, però è stata individuata in soggetti e tornavamo dall'Egitto, ma del resto tutte le varianti hanno preso i nomi dei posti dove sono state trovate la prima volta. Lei l'ha chiamata egiziana perché tornavano dall'Egitto, ma non le voglio far assumere questa responsabilità. Restiamo sulla variante indiana. Sì, ecco, questa è la indiana invece, quella che vedete. Queste immagini qua me le deve spiegare gentilmente. Allora, lo raccontavo già l'altra volta, tutto quello che vedete in grigio è la parte, questa è una ricostruzione in 3D della proteina spike del virus. Tutto quello che vedete in grigio, tristemente in grigio, vuol dire che non è cambiato nulla rispetto alle forme del virus che hanno incominciato a darci problemi l'anno scorso. Tutto quello che vedete colorato invece sono i cambiamenti. Allora, questa che sta girando adesso in realtà è proprio l'egiziana, e i fiocchetti di diversi colori vogliono dire che ci sono diversi tipi di alterazioni. Invece l'indiana che vedevamo prima ha una caratteristica, e cioè che ha i fiocchetti tutti dello stesso colore. Non so se sarà possibile adesso tornare indietro. Adesso vediamo se riusciamo a rimandare quelle, così almeno mentre lei ce le spiega lo vediamo. Anche perché, professore, adesso magari ricordo male io, però mi ricordo che l'altra volta lei ci aveva detto che la variante indiana si caratterizza per due mutazioni. Ecco, adesso io le vedo le immagini, sono queste, allora, giusto? Vedete che in realtà il numero, adesso parlo in maniera veramente divulgativa, il numero dei cosiddetti fiocchetti è minore e sono dello stesso colore. Che cosa vuol dire? Che è lo stesso tipo di variante, ed è una variante che vuol dire che cambia il prodotto del gene, cioè il gene produce una proteina che è diversa, mentre altri colori, ecco qui torniamo su altri colori possono voler dire che ci sono dei pezzi del gene che si sono rotti e che quindi la parte della proteina non viene prodotta. Nell'indiana invece non c'è parte della proteina che non è prodotta, ci sono tutte parti che sono prodotte in modo diverso. Queste due mutazioni di cui dice, perché ogni variante è caratterizzata da una serie di mutazioni, ma le due mutazioni... La caratteristica è che le troviamo insieme, giusto? Le troviamo insieme, ma soprattutto c'è una cosa che è molto interessante. Una di queste due mutazioni, che si chiama E484Q, è nello stesso identico punto in cui c'è un'altra mutazione famosa, che è la E484K, che noi troviamo nella brasiliana e nella sudafricana, solo che in quello stesso punto l'indiana ha un cambiamento di tipo diverso rispetto a brasiliana, sudafricana. Questo e anche abbiamo qualche capito derivato. Se la rende più letale, più pericolosa, più infettiva. Abbiamo capito quali caratteristiche le dà? Quello che è stato detto prima, che questa variante adesso è passata a diventare quello che tecnicamente si chiama la variant of concern, cioè una variante di preoccupazione. Fino a poco tempo fa era una variante di interesse. Qual è la differenza? La variante di interesse è quella che noi dobbiamo seguire sul territorio per vedere come si comporta. Quella di preoccupazione vuol dire che l'abbiamo seguita e ci sta facendo spaventare. L'inglese ci mise un attimo a diventare variante di preoccupazione, e voi vi ricorderete la velocità della luce con cui in poche settimane da che l'abbiamo trovata si è mangiata tutto il paese. Sì. La variante indiana in questo momento è di preoccupazione perché in India ha creato una situazione drammatica, ma attenzione, perché stiamo comunque parlando di un paese molto popolato, molto sovraffollato e anche con una situazione in alcuni punti igienica decisamente arretrata rispetto, quindi diciamo proprio il pabulum ideale. Ma la nostra preoccupazione maggiore qual è? Che noi che abbiamo sempre detto che queste varianti col caldo poi tendono, i virus tendono a morire, che è vero, però questa qua si è bella bella selezionata e cresciuta in un paese caldo, ed è questa una cosa che un attimo ci fa preoccupare.
che sia più infettiva, lo vedremo perché adesso in Italia sta scendendo in campo rispetto a quel mostro di infettività che è Che stata era quella l'inglese, inglese, chiaro, che è chiaro. quella inglese. Quindi lì Allora lo vediamo capiremo e subito. appureremo. Allora io chiedo Esatto. sia a Roberta Villa che a Tiziana Ferrario se hanno una domanda, ripreparare un telegramma per il professor Stupia, perché nel frattempo invece mi stanno arrivando i foglietti con una serie di nomi di persone che stanno chiamando. Aprirei il telegramma.